E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Passioni, l'episodio numero 8 di Passioni ed oggi siamo insieme a Fabio Porta per parlare di un qualcosa che da sempre è parte della nostra vita, di un qualcosa che può riprendere quelli che poi sono i ricordi, quelli che sono i momenti più importanti della nostra vita, di un qualcosa di cui qualcuno ha fatto tesoro per il proprio lavoro, di un qualcosa che per qualcun altro è soltanto una passione. Siamo qui insieme per parlare della fotografia, ma innanzitutto, ciao Fabio. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Dai, tutto bene, grazie. Allora, io ho pensato Alla a te grande. perché mi piace infinitamente come tratti l'argomento sul tuo canale, perché Fabio ha appunto un canale YouTube che vi lascio proprio in descrizione. Però non voglio presentarti troppo perché, come ben saprai, a me piace far presentare l'ospite dall'ospite stesso. Quindi parlaci di te, presentati. Allora, mi chiamo Fabio, sono classe 1983. Ingegnere informatico di formazione e dopo alcuni anni di lavoro come programmatore e altro nel settore bancario, ho deciso di mollare tutto per dedicarmi alla mia passione, che era poi effettivamente la fotografia. Diciamo, tutto nato come un gioco, come se da semplice appassionato, come per tanti. Nell'estate del 2011, pian piano questa passione è cresciuta e alla fine è diventata il mio lavoro. Alla fine tu hai fai tantissime cose sul tuo canale, che tra l'altro consiglio nuovamente, dove fai tantissime recensioni anche di gadget a livello fotografico, ma a quello ci arriviamo. Ma io ti chiedo, quando e come nasce la tua passione per la fotografia? Allora, diciamo, fin da bambino avevo sempre un interesse, chiamiamolo così, per la fotografia e all'epoca c'erano le fotocamere a rullino e quindi avevo una macchina fotografica a pellicola che però era più che altro un gioco. Poi per mille motivi la fotografia l'avevo abbandonata in favore di un'altra passione altrettanto grande per me che è l'informatica, che mi ha poi portato a fare un certo tipo di percorso di studi. Dopodiché, nel 2011, come ti dicevo prima, che è l'anno in cui mi sono sposato, nell'estate ero qua sulla Riviera Romagnola insieme a mia moglie in vacanza, quella che sarebbe diventata mia moglie in vacanza, e mentre andavamo, in spiaggia ci siamo fermati in edicola, come praticamente facciamo tutti per avere qualcosa da leggere. E in quel periodo, guarda caso, insieme al National Geographic c'era un primo volume in allegato di un corso di fotografia. Ho detto, sai che c'è, la rivista mi piace, prendiamolo, vediamo un po' com'è. E da lì è partito tutto. Quello è stato proprio il primo semino iniziale che ha fatto risbocciare, chiamiamola così, la passione per la fotografia. E tutto quanto da lì è andato sempre in crescita. Mi sono sempre più informato, appassionato, ho iniziato a guardare video su YouTube, principalmente in inglese, perché all'epoca in italiano c'era veramente poco, e quindi dovevo andare su altri lidi. Comunque è stato così che è nato. Com'è che poi è arrivata effettivamente la voglia di buttarti sul web? Penso che sia appunto un'unione delle due passioni, no? Fotografia e informatica. Ma quando è che hai deciso, voglio improntarci un canale YouTube? Allora, è stato, diciamo, nel 2017, a metà 2017, quello è stato il primo anno in cui ho fatto il fotografo di lavoro a tempo pieno. Avevo già la partita IVA aperta da un paio d'anni, ma stavo facendo una sorta di parallelo con il lavoro da dipendente man mano che mi costruivo un po' la mia attività. Nel 2017 mi licenzio dal mio lavoro, passo a fare il fotografo a tempo pieno, solo che all'inizio non è che avessi questa fila di clienti fuori dalla porta. Avevo un po' di tempo libero in più e allora mi sono detto, sai che c'è, io ho imparato così, guardando video, scusa, su YouTube e di altri, specialmente in inglese. Dato che in Italia c'è poco, proviamo a buttarci su YouTube e a cercare di trasmettere quello che ho imparato agli altri. E devo dire che ci riesci veramente molto molto bene perché, insomma, anche per una persona come me che fondamentalmente non ha la passione della fotografia, ma comunque ne è molto molto attratto, vedendo i tuoi video, insomma, fai davvero una grande impressione su questa cosa perché fai sì che anche coloro che magari non sono vicini in prima persona alla fotografia possano diventarlo perché ovviamente i tuoi video sono davvero molto esaustivi.
Quali sono i campi nella fotografia nei quali tu lavori maggiormente? Allora, io principalmente ho sempre lavorato a livello di ritratto per privati. Inizialmente, nella parte iniziale della mia attività, ero più concentrato sulla parte eventi, quindi matrimoni. Poi, pian piano, mi sono spostato verso la fotografia di famiglia, che è a tuttora la specialità in cui lavoro a tempo pieno. Quindi adesso faccio solo e soltanto servizi di famiglia, che vuol dire da gravidanza, servizi neonato, servizi di famiglia veri e propri, eventualmente anche battesimi, comunque tutto legato a quell'ambito. Se tu dovessi dare dei tuoi contatti per eventualmente contattarti per questi lavori, quale daresti? Ma principalmente c'è il mio sito, quindi mi cerca su Google Fabio Porta fotografia per famiglie e viene fuori il mio sito web dove ci sono tutti i riferimenti. C'è il portfolio, si possono vedere esempi di servizi e anche ci sono poi i contatti, chiaramente. Una cosa ti volevo chiedere, sicuramente tra i tanti lavori che avrai portato avanti ci sarà sicuramente quello che poi è un lavoro che ti ha maggiormente influenzato. Qual è il lavoro appunto che ha creato, ha suscitato qualcosa in più dentro te? Guarda, difficile sceglierne uno solo perché... diciamo, facendo questo tipo di lavoro, comunque anche prima con i matrimoni, poi ora con le famiglie, tendo sempre a creare una certa connessione con i miei clienti. Comunque devo raccontare una parte della loro vita, abbastanza importante, e quindi ogni lavoro per me è importante, non ce n'è uno che ti posso dire no, guarda, è quello che mi ha svoltato. Ognuno a suo modo mi ha dato qualcosa, ecco, in tutto questo mio percorso. Tornando invece sulla parte di YouTube, come dicevamo prima, il tuo canale riprende non solo, diciamo, la professione di fotografo nella maniera più pragmatica possibile, ma diciamo anche dei lati contenutistici molto interessanti che si rifanno in particolar modo a quelli che poi sono effettivamente delle recensioni. Qual è però il tuo gadget preferito all'interno della fotografia? E poi soprattutto, dicene uno che consiglieresti ad una persona alle prime armi, magari. Allora, Dio, come gadget, semplicemente la fotocamera, che è quella con cui faccio tutto, dalla parte fotografica alla creazione dei contenuti. Adesso, al momento, sto utilizzando una Sony A7 IV, che per quello che faccio io è un ottimo compromesso tra entrambi i mondi, mi consente di fare con un oggetto solo sia bene le foto sia bene anche i video, e quindi quello è, diciamo, il gadget numero uno, chiamiamolo così. Mentre per chi sta iniziando, chi si approccia alla fotografia, oltre ad avere un corpo macchina, quello che consiglio di fare è prendersi anche un obiettivo fisso. Un obiettivo fisso come potrebbe essere un 50 mm 1.8, che è il classico, il Plastic Fantastic. Ce l'hanno praticamente tutti i produttori a catalogo, siamo su un 100-120 euro sul nuovo, sull'usato ancora meno. Ed è comunque un modo che ti aiuta a imparare a fotografare. Perché con un obiettivo fisso comunque sei tu che ti devi spostare, puoi giocare di più con la messa a fuoco rispetto magari all'obiettivo che hai in kit con una qualsiasi fotocamera entry level, e quindi ti aiuta a fare quel passettino in più. Visto che abbiamo parlato anche di, diciamo, persone alle prime armi con la fotografia, a me piace molto anche poi andare ad esplorare quelle che poi sono le tappe della vita di una determinata passione. Una cosa che avresti voluto sapere appena hai iniziato a lavorare con la fotografia, comunque appena hai iniziato a scoprire la fotografia? Allora, se parliamo della parte lavorativa, è che la qualità delle foto in un certo senso non conta, conta di più saper essere un imprenditore, saper fare marketing. E questo è uno delle cose più difficili da capire e anche da accettare, perché come fotografo uno pensa più alla parte artistica, al voler fare belle foto, faccio belle foto così le arriveranno i clienti, le persone. In realtà quella, quando si va a lavorare, è una piccola parte. Ci ho anche fatto tra l'altro un video di recente sulla professione fotografo, perché ci arriviamo perché mi ha incuriosito un po' tante cose, mi ha incuriosito. Diciamo che comunque la parte che manca, ma sia per la parte fotografica, ma qualsiasi altro lavoro che si fa al giorno d'oggi, bisogna saper essere imprenditori, saper fare marketing.
Altrimenti si ritorna sempre nei soliti discorsi che ogni tanto si leggono in giro: ah, la professione di fotografo è morto, ah, c'è il cugino con 20 G che fa lo stesso lavoro per 50 euro e cose di questo tipo. Ma di la verità, mi hai spiato le domande? Perché questa era la prossima domanda, però a questo punto te la faccio. Vedendo uno dei tuoi ultimi video, prendi molto a cuore questo argomento sul futuro della professione di fotografo. Il fotografo ha un futuro? Io credo proprio di sì. Penso dalle tue parole che tu la pensi come me, ma perché pensi di sì e soprattutto perché credi che a volte venga troppo sminuito questo lavoro? Allora, diciamo che la professione di fotografo secondo me ha un futuro perché una persona che fa fotografia in un certo modo a livello professionale è in grado di raccontare certi momenti con un occhio diverso rispetto agli altri. E quindi è quella l'unicità della creatività del fatto di essere un po' artista, tra virgolette, del fotografo. Io la guardo poi anche dalle cose che ho sempre fatto, quindi adesso prima matrimonio, adesso servizi di famiglia. Con il mio occhio, attraverso il mio obiettivo, riesco a raccontare in un certo modo dei momenti unici e irripetibili per i miei clienti. E allargando il discorso, questa è una cosa che secondo me andrà avanti ancora per tanto tempo, per quanto con questi strumenti tutti abbiamo in tasca un oggetto in grado di fare delle ottime fotografie, però gli manca poi tutta l'altra parte, la creatività della singola persona, del singolo individuo che sa come utilizzare al meglio questo strumento per raccontare una storia. Ti faccio un'altra domanda. Tu hai parlato appunto del saper trovare un attimo, di saper anche costruire una propria creatività dietro un momento. E proprio questa è la cosa più bella della fotografia, secondo te, la cosa più filosofica, possiamo dire, della fotografia: creare una parte di noi dietro un semplice scatto che magari potrebbe anche essere ripreso da tutte le altre persone, però poi è l'occhio di chi vede che fa la differenza. O comunque l'occhio di chi vede che dà quel qualcosa in più in un modo o nell'altro. Sì, esattamente così, ma perché con la fotografia tu hai modo di raccontare un momento, di fermare un momento in un'immagine e sapendo come utilizzare lo strumento tecnico, macchina fotografica, obiettivo, puoi anche raccontarlo in un certo modo. Puoi, ad esempio, facciamo qualche esempio stupido, scegliere di usare un obiettivo grandangolare per riprendere tutta la scena e quindi raccontare tutto quello che sta avvenendo in quel momento. Oppure puoi andare a utilizzare un obiettivo più stretto, magari con un diaframma molto aperto per sfocare lo sfondo e far concentrare lo sguardo dello spettatore solo sui tuoi soggetti, su quello che stanno facendo. E quindi è quella l'attività del fotografo, saper usare questi strumenti per, o meglio, in funzione di quello che vuoi trasmettere a chi poi guarderà quella fotografia. Prima di andare poi all'ultima domanda, che poi è la domanda che faccio a tutti, insomma, nel caso tu non lo sapessi, caro Fabio, ricordo ancora una volta che potete trovare proprio lo stesso Fabio sia su YouTube che sul suo sito web, che vi lascio ovviamente in descrizione. Iscrivetevi al canale perché è veramente molto molto utile, sia che voi siete appassionati di fotografia, sia che voi appunto non lo siate. Ti faccio quest'ultima domanda. La passione, come detto prima, c'è chi dice che è qualcosa che va costantemente alimentata, c'è chi ha detto che è un qualcosa che ci rende vivi. Per te cos'è una passione? Allora, se rimaniamo proprio alla fotografia, è quella cosa a cui pensi praticamente costantemente. Se è una cosa che ti appassiona, ce l'hai sempre in mente. Io da quando ho scoperto, o meglio, riscoperto la fotografia, praticamente ogni giorno, non passa giorno che non mi metta a guardare qualcosa a tema fotografia. Che sia solo anche un video per vedere l'ultimo modello di fotocamera uscito, oppure qualcun altro che scatta per cercare di rubare, tra virgolette, i suoi segreti, vedere un po' come si approccia magari a determinate scene, a determinate cose. Ed è questo, secondo me, la passione, una cosa che non ti annoia. Se dopo 2, 3 volte, 2 mesi, 3 mesi, quella cosa che ti sembrava una passione, magari ti dice, ma vabbè, alla fine, anche se non la guardo, non mi interessa più, allora non è una vera passione. Se non ti ho fatto questa domanda, ma te la faccio ora in chiusura, quindi sarà l'ultima domanda. Doveva essere questa, ma me ne è venuta un'altra in mente. Ti rifai a qualche fotografo in particolare? O comunque sei appassionato di qualche fotografo in particolare? Ma appassionato che mi piace Salgado, come grande nome della fotografia, ho un paio di suoi libri, mi piace molto il suo stile, soprattutto il suo tipo di bianco e nero, quindi delle foto in bianco e nero che sono bianco
e nero e non grigio e grigio, come spesso mi capita di vedere in giro. Tu preferisci il bianco e il nero o i colori? Un mix tendenzialmente i colori comunque. Il bianco e nero lo vado a trasformare le foto in bianco e nero quando voglio comunicare qualcosa in più e in quel qualcosa in più non serve l'informazione del colore che magari andrebbe a distrarre da un particolare momento. Un consiglio per coloro i quali, insomma, volessero incominciare con la fotografia. Il consiglio che riprendo da un collega youtuber americano che si chiama Matti Apoia, che l'ho citato anche più volte nei miei video, è studia, fai, ripeti, che in inglese sarebbe learn, make, repeat. Quindi iniziamo a studiare qualcosa, un qualche argomento, poi soprattutto facciamo e mettiamo in pratica, perché altrimenti studiando e basta si diventa solo dei teorici, ma poi quando sei sul campo non sai da che parte partire. E una volta che hai imparato una cosa, ricomincia da capo, studiane un'altra, mettila in pratica e via avanti. Perfetto, perfetto. E direi che con questo abbiamo veramente affrontato tantissimi argomenti in questa velocissima chiacchierata con Fabio, che ringrazio veramente tantissimo per la sua disponibilità. Quindi grazie mille Fabio e speriamo di poterci sentire molto presto. Assolutamente, è stato un piacere, grazie per avermi invitato. Quando vuoi, insomma, le porte sono sempre aperte. Voi ragazzi andate a seguire Fabio, mi raccomando, e soprattutto lasciate un commento con la vostra opinione sulla fotografia. E con la prossima passione che magari volete vedere analizzata nel prossimo episodio di Passioni. Grazie mille ancora Fabio, grazie mille anche a tutti voi che avete ascoltato e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!